Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti al vostro oracolo angelico giornaliero. Andiamo anche per oggi a vedere le energie del giorno, il modo migliore per canalizzarle con il consiglio dei nostri angeli. Vi ricordo intanto che potete chiedere informazioni sulle sessioni private o sui videocorsi tramite email o andando sul sito internet. Ma ecco le nostre tre carte ed iniziamo subito, subito, subito. 7 di denari, 10 di coppe, eremita. Che strane carte oggi, che strane carte. Cioè, soprattutto il 10 di denari, scusatemi, il 10 di coppe e l'eremita sono due carte che di solito non vanno proprio di pari passo, non vanno esattamente nella stessa direzione, anzi, sono praticamente l'opposto l'una con l'altra, però vediamo un po'. Tutto inizia con un 7 di denari, tutto inizia con un'attesa, un'attesa di tipo propositivo, un'attesa abbastanza sana, possiamo dire, purché non duri troppo. Queste, le attese del 7 di denari sono delle attese, come vi dicevo, propositive, perché si tratta di aspettare di vedere i frutti del proprio lavoro. Si tratta di aspettare che ciò che noi abbiamo piantato diventi un albero. Si tratta di raccogliere ciò che abbiamo seminato. Infatti, la carta stessa, come spiego nel corso sugli arcani minori, la carta stessa rappresenta un contadino o comunque qualcuno che aspetta di vedere questi denari maturare sulla pianta. La pianta è cresciuta, è arrivata fino allo stadio del 7, quindi tutto il lavoro che noi abbiamo fatto è arrivato ad un certo livello e adesso però non siamo ancora pronti al raccolto, non siamo pronti a prendere i risultati di ciò che abbiamo fatto. Il 7 è semplicemente, ecco, l'attesa di questi risultati ed è un'attesa molto paziente, però ripeto, va bene questa attesa, ma va bene solo finché non dura troppo. Molte volte si rischia di rimanere nel 7 troppo a lungo, si rischia di rimanere nel 7 anche quando, per esempio, stiamo aspettando la telefonata di una persona da settimane, mesi e questa non arriva e noi continuiamo ad aspettare. Ecco, no, questa non è una buona attesa, questa è un'attesa stupida, perché se qualcuno non ha voglia di cercarci, se qualcuno non ha voglia di parlare con noi, o se qualcuno non ha voglia di darci ciò che ci spetta, ecco che aspettare è energeticamente controproducente, è veramente stupido. Ma non parlo di stupidità nel senso che chi lo fa è un povero stupido, assolutamente non mi permetterei mai di dire questo, perché purtroppo noi non siamo abituati, noi non conosciamo la realtà, noi non conosciamo ciò che accade a livello energetico quando aspettiamo qualcuno. Però, come spiego benissimo nel video corso di Magia d'Amore, ehi, Leila, fai la brava. Come spiego nel videocorso di Magia d'Amore e Telepsichia, aspettare sperando che qualcuno arrivi non è la scelta migliore, perché energeticamente parlando facciamo più danni che altri. O comunque non stiamo assolutamente agevolando il processo di attrarre qualcuno, ma anzi, sembra proprio che lo stiamo respingendo qualcuno. Quindi bisognerebbe imparare queste dinamiche alle scuole elementari. Però, siccome alle scuole elementari, eccola lì la mia cagnolina. Silenzio, Leila, silenzio. Bisognerebbe imparare queste dinamiche alle scuole elementari. Ma dato che alle scuole elementari non le insegnano, ci ho fatto un corso. Quindi, chi di voi è interessato a capire a livello energetico l'effetto delle attese, o qual è magari il modo migliore per aspettare e per usare i propri pensieri nell'attesa, ecco che quello potrebbe essere magari il corso più adatto a voi. Ma nel frattempo, comunque, da quello che vedo, non è un'attesa pesante. Non è un'attesa pesante, perlomeno non nella giornata di oggi. Perché anzi, c'è un 10 di coppe, quindi vuol dire che comunque in questa attesa noi stiamo godendo comunque della presenza di qualcuno che ci vuole bene. Stiamo godendo della presenza di persone che ci amano e che noi amiamo. E allora ecco che andiamo a parlare appunto delle diverse opzioni che ci sono, perché potrebbe trattarsi di un'attesa che riguarda le relazioni, l'attesa di un uomo, di una donna, di un marito, di una moglie, di un ex, l'attesa dell'amante, oppure potrebbe trattarsi di un'attesa che riguarda altri ambiti della vita, l'aspetto professionale, ad esempio, o progetti che dobbiamo fare per noi stessi, per il lavoro, per la carriera, per
per qualunque cosa, quello che noi stiamo progettando oggi. Quindi ecco, nel frattempo, mentre noi aspettiamo di raccogliere i frutti del nostro lavoro, ecco che stiamo comunque in compagnia, stiamo con persone che ci vogliono bene, che ci fanno sentire bene. Perché però dicevo che la carta dell'eremita è strana accanto al 10 di coppe? Perché la carta dell'eremita è una carta che parla di solitudine. Quindi è un po' come stare in compagnia ma sentirsi soli. È un po' come stare con le persone a cui vogliamo bene ma allo stesso tempo sentire in sottofondo un senso di isolamento, un senso di solitudine. Ed ecco che ragazzi, è proprio qui che vi chiedo di scrivere nei commenti che cosa vi sta accadendo. Perché proprio perché si tratta di due energie particolari, è interessante sapere perché ci sentiamo in questo modo. Cos'è che causa in noi l'essere in compagnia, ma allo stesso tempo il sentire questo senso di isolamento, questo chiudersi, tra virgolette, in se stessi, che può essere una scelta, ecco, che non è un obbligo o un qualcosa che capita, ma è una scelta, è un qualcosa che decidiamo. Quindi, ragazzi, come dico sempre, siccome i miei studenti usano queste stese per studiare, per fare pratica e per comprendere un po' meglio come essere sciolti nelle letture, vi prego di scrivere nei commenti in che modo queste due energie si combinano nella vostra vita, in che modo è possibile che uno stare in compagnia e un essere soli o il cercare la solitudine possono andare d'accordo. Nel frattempo, vediamo qual è il consiglio degli angeli per tutti. Vediamo un po' che cosa accade. Prendiamo quindi una carta angelica e io intanto vi ricordo che potete andare sul nostro sito internet oppure inviare un'email alla mia assistente per chiedere informazioni sui corsi o sulle sessioni private. Ma vediamo qual è la carta di oggi. Ed eccola qui. Abbiamo un 6 di fuoco. Wow, il 6 di fuoco ci parla di vittoria, ragazzi. Ci parla del ce l'abbiamo fatta. Qualunque cosa sia, ce l'abbiamo fatta. La vittoria, il raggiungimento di un obiettivo, buone notizie in arrivo o un qualcosa comunque che si conclude bene, un riconoscimento. Potrebbe anche essere un riconoscimento per qualcuno pubblico o un premio. Ma al di là di questo, che riguarderà una piccola parte di voi, qui si tratta proprio del ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Il momento tanto atteso, qualunque sia, è arrivato. Per il resto, ragazzi, io come sempre spero di esservi stata utile. Vi invito ad andare sul sito o a inviare un'email e ci vediamo domani.